desemente, bruto, sei sgusciato dal mio letto. E ieri sera, a cena, ti sei alzato all'improvviso e ti sei messo a camminare, pensando e sospirando, con le braccia conserte. Quando ti ho chiesto di che si trattava, tu mi hai fissata con uno sguardo ostile. Io ho insistito, tu non hai risposto, ma con un gesto irritato della mano mi hai fatto segno di lasciarti. Io l'ho fatto, temendo di rafforzare quell'impazienza che sembrava troppo accesa, e insieme sperando fosse l'effetto del cattivo umore che a volte prende ogni uomo. Non ti lascia parlare, mangiare, dormire. E se agisse sul tuo aspetto come ha agito sul tuo stato d'animo, non ti riconoscerei come bruto. Mio caro signore, mettimi a parte della causa delle tue preoccupazioni. Bruto è malato e sfugge dal suo salubre letto per tentare l'aria umida e impura della notte? Perché accresca il suo male? No, mio caro Bruto, tu hai qualche male nella mente, di cui io, per il diritto e la virtù del mio ruolo, dovrei sapere. Nel contratto matrimoniale, Bruto, si dice forse che io non debba sapere i segreti che riguardano te? Sono il tuo io, ma di fatto con una sorta di limitazione. Per farti compagnia ai pasti, scaldare il tuo letto, qualche volta parlarti. Se non è più di questo, Porzia è la puttana di Bruto, non sua moglie.